Prima Antenna, benvenuti, ben ritrovati. Una nuova puntata di In Prima Linea, la nostra diretta quotidiana con tanti temi come sempre sul tappeto. Quest'oggi torniamo a parlare di telemedicina. Abbiamo già affrontato questo argomento in altre puntate, ma ci sono delle novità, delle nuove sperimentazioni sulle quali assolutamente merita puntare il focus. E lo facciamo innanzitutto con l'ospite che è venuto a trovarci quest'oggi nei nostri studi, che vado subito a presentarvi. Ringrazio davvero per essere qui con noi il dottor Marco Daperno, che è un dirigente medico della struttura complessa di gastroenterologia, azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Benvenuto, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. E poi come sempre abbiamo altri temi caldi con i nostri collegamenti in streaming. Ma cominciamo con il dottor Daperno, proprio perché dicevamo la telemedicina è una metodica sicuramente già utilizzata in ambito, in epoca pre-Covid, con la pandemia ha subito sicuramente un incremento nell'utilizzo per ovvie ragioni, proprio per le modalità da remoto che rendono tutto più semplice, soprattutto per seguire i malati cronici. Abbiamo visto che le grandi assenti nella pandemia sono state l'assistenza domiciliare, la medicina territoriale. Sicuramente la telemedicina è una nuova frontiera, per ora utilizzata in modo sperimentale, che sicuramente ha fatto sentire quanto sia importante questo telemonitoraggio a distanza, proprio per seguire e non far sentire abbandonati i propri pazienti. Quest'oggi parliamo di questa nuova sperimentazione avviata dall'Ospedale Mauriziano di Torino in collaborazione con il Politecnico di Torino. Allora vorrei chiedere al dottor Daperno se in modo sintetico ci spiega innanzitutto di cosa si tratta, perché è così rivoluzionaria e innovativa rispetto ad altre metodologie. Anzitutto va considerata come un'arma in più in mano al medico e al paziente per garantire la continuità terapeutica. Abbiamo detto che il Covid ci ha fatto scoprire quanto spesso gli ospedali possono essere rimasti indietro o essere diventati, entro certi limiti, poco accessibili per i pazienti. Il telemonitoraggio è cercare di portare quello che è l'attenzione del medico a casa del paziente e quindi far sì che il paziente possa comunicare il suo stato di salute in maniera semplice e intuitiva. In questo caso parliamo di una sperimentazione che al Mauriziano di Torino è partita dopo l'approvazione del comitato etico presso la nostra gastroenterologia diretta dal dottor Rodolfo Rocca. È volta per il momento iniziale assolutamente ai pazienti da noi seguiti con malattie infiammatorie croniche intestinali che quindi afferiscono normalmente al nostro ambulatorio. Di fatto cerchiamo di vedere se questo strumento della telemedicina in mano anche ai popoli latini può essere gradito, efficace, può essere uno strumento che permette di seguire, di avere il polso della situazione al domicilio e quindi di ottenere un buon risultato anche senza il contatto fisico. Dopodiché, l'altro punto fondamentale è che laddove invece ci accorgiamo che le cose non stanno andando bene, allora sì che vorremmo poter, grazie a questo, intervenire più tempestivamente, cioè arrivare a intercettare il malessere del paziente prima che ci debba cercare. Ecco, certo, questo vado a intuizione, tra l'altro eviterebbe l'afflusso indiscriminato anche nei pronto soccorso, quindi sicuramente un accesso più ragionato e per non parlare del risparmio economico per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale, che era già in crisi pre-Covid-19, immaginiamo che anche sicuramente abbia delle ricadute la telemedicina molto positive anche sui costi per le strutture ospedaliere. Questo è sicuramente un aspetto molto molto importante, cioè il paziente che viene trattato più tempestivamente, viene intercettato nella sua ripresa di malattia più precocemente, può andare incontro a una risposta di malattia migliore, quindi per esempio non aver bisogno di andare in pronto soccorso. Ci sono dei dati di esperienze analoghe nel nord Europa, in Olanda e nei paesi scandinavi, che hanno dimostrato proprio questo, cioè che seguendo il paziente, intercettando il suo malessere prima che sia troppo tardi,
prevenire è meglio che curare, dicevano una volta anche nelle pubblicità, ma è vero che questo, cioè riuscire a trovare la malattia in uno stato ancora poco attivo, reagire e grazie a queste tecnologie, non solo la nostra, ma sicuramente con la nostra, questo tentativo vogliamo andare a tradurlo in realtà per i nostri pazienti, con queste tecnologie riusciamo a intercettare questo problema un po' più precocemente e a quel punto è chiaro che ci aspettiamo che potremo misurare proprio delle ricadute sul sistema sanitario nazionale, meno visite, meno passaggi in pronto soccorsi, se possibile meno ricoveri e magari anche meno interventi chirurgici. Assolutamente. Dottor Daperno, in quale ambito specifico viene utilizzata appunto questo telemonitoraggio, questa sperimentazione proprio che riguarda la struttura, l'ospedale Mauriziano di Torino? In quale ambito specifico viene utilizzata? Allora, questo progetto è un progetto dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali. Tra l'altro la scorsa settimana è proprio intercorsa, è stata svolta la giornata mondiale per la sensibilizzazione alle malattie infiammatorie croniche intestinali. Sono la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Sono patologie relativamente di nicchia, perché stiamo parlando di qualcosa tipo un paziente su 1000 abitanti, il che vuol dire però che in Piemonte ci dovrebbero essere all'incirca 18.000 persone che soffrono o di Crohn o di colite ulcerosa e 250.000 all'incirca a livello italiano. Quindi pochi, ma non pochissimi decisamente. Certo. Tra l'altro, dottore, sono patologie, se non vado errato, che colpiscono una popolazione giovanile, tra i 20 e i 40 anni, leggevo, anche prima forse. L'esordio può essere già in età pediatrica, purtroppo. Le malattie sono croniche, per fortuna non riducono l'aspettativa di vita, per cui sono interessati un po' pazienti di tutte le età, ma il massimo picco di incidenza è proprio, come diceva lei, tra i 20 e i 40 anni e poi ci può essere lungo tutto il resto della vita. Immagino che siano patologie molto invalidanti comunque, che vadano a incidere sulla qualità della vita in modo abbastanza preponderante. Sì, il problema è che per fortuna, come dicevo, non causano una minor aspettativa di vita e ben venga, ma purtroppo impattano pesantemente sulla qualità di vita e sulla necessità di interventi, ricoveri di questi pazienti in maniera per fortuna anche qui variabile. Ci sono pazienti che hanno un decorso molto aggressivo, cronico, con malattie particolarmente aggressive che richiedono di andare spesso in ospedale, di fare cure sempre più aggressive. Per contro c'è uno strato di circa quasi metà dei pazienti che sia con la malattia di Crohn che con la colite ulcerosa possono avere decorsi tranquilli. Ma quello che è più caratteristico di queste patologie è il fatto di poter essere in remissione per un periodo e poi riaccendersi proprio come una detonazione di una miccia e quindi ripartire con molta velocità e aggressività. In quei momenti il paziente è molto debilitato perché i sintomi che magari sono ovviatanti, ma i sintomi sono avere scariche di diarrea, dolore addominale, essere indeboliti di conseguenza, magari avere anche situazioni di dimagramento, fino anche blocchi intestinali o infezioni gravi. Quindi immagino che questo crei anche uno stato d'animo, uno stato psicologico assolutamente precario anche nell'affrontare insomma una vita normale, sicuramente va a incidere questa patologia, queste patologie. Hanno un grosso, grosso impatto per il paziente e per la famiglia che gli sta attorno, gli o le sta attorno, perché il paziente si trova a non poter fare una pianificazione come vorrebbe fare su quelli che sono i suoi obiettivi scolastici, lavorativi o anche solo di vacanze, perché magari a distanza di pochi mesi si trova ad avere una variazione della sintomatologia che gli impedisce di fare alcune cose. Certo. Ecco, dottor Daperno, ci sono anche delle difficoltà nel gestire le terapie, leggevo. Per quale motivo? Beh, allora, le terapie sono molte e sempre di più e per fortuna ci vengono offerti nuovi armamentari terapeutici ogni anno, perché la ricerca va sempre avanti in questo come in tanti altri ambiti. Però ci sono alcune terapie che sono, come dire, di un primo livello che possono avere benefici ed effetti collaterali, per esempio gli steroidi, che sono ottimi per bloccare la malattia, ma se vengono continuati possono dare grossi effetti collaterali. E poi ci sono delle terapie che
vengono ancora percepite come nuove, ma che diciamo che caratterizzano l'armamentario terapeutico in questo ambito degli ultimi 20 anni, 20-22 anni, che sono i farmaci biotecnologici, i farmaci un po' più avanzati. Del tutto recentemente a livello italiano abbiamo condotto uno studio che ha rilevato come circa il doppio dei pazienti che hanno accesso a queste terapie sembrerebbe non riuscire ad avere accesso a queste terapie nonostante abbia degli indicatori clinici per richiederle, per esempio la steroidodipendenza o la steroidoresistenza. Questo vuol dire che ancora oggi il clinico non sempre ha o gli strumenti, di conoscenza o di fattibilità pratica, perché alcuni di questi farmaci richiedono di avere uno spazio infusionale, delle capacità di essere un po' plastici con le prenotazioni, eccetera, ma di fatto c'è un sommerso di pazienti che probabilmente non viene trattato a sufficienza. Bene, molto chiaro, dottor Daperno. Vedo che abbiamo collegato con noi, sono davvero felice di poter ospitare qui nei nostri studi il professor Guido Pagana, che è docente al Politecnico di Torino e fa parte appunto della Fondazione LINCS. Benvenuto, ingegnere, grazie per essere qui con noi e per aver accettato il nostro invito. Sicuramente la sua partecipazione era contemplata anche in studio, ma sappiamo che gli spostamenti sono ancora un po' difficili, anche lo smart working, insomma, quindi siamo contenti di poterla almeno ospitare da remoto, proprio perché lei è uno degli attori, dei protagonisti di questo importante progetto. Ciao Guido. Il progetto, quindi sicuramente volevamo sentire dalla sua viva voce come il Politecnico di Torino, la Fondazione LINCS hanno collaborato, sono state appunto parte integrante di questo progetto. Sì, in realtà l'idea è nata diversi anni fa, 4-5 anni fa penso, proposta Marco, quanti anni fa Marco? 4-5, perché è un'idea nata anni fa, però il problema, come sempre in Italia, il problema chiave sono i fondi. Quindi i fondi che finanzierà l'idea. Quindi abbiamo trovato finalmente con Marco e il dottor Rocca anche un finanziamento dalla Fondazione BD che ci aiuta e sostiene. Io ho trovato i Baldi Tesisti e i Tedores del Poli, Marcello, Caterina e Valeria. Quindi ringrazio anche loro, il loro aiuto incessante e paziente. Hanno messo il fosforo nel lavoro e poi niente. Poi pezzo a pezzo, poco per volta, abbiamo sviluppato tutto con l'aiuto di Marco, un lavoro insieme, paziente, collaborante con loro. Certo, ingegner Pagana, lei diceva che c'è stata un po' di difficoltà, avete appunto trovato qualche difficoltà nella partenza di questo progetto proprio a causa della mancanza di finanziamenti. Ecco, cosa ha fatto scattare insomma un po' la molla? La pandemia, proprio ci si è resi conto di quanto sia strategica e importante questo tipo di metodica di telemonitoraggio a distanza dei pazienti? È verissimo, cioè è vero, perché in realtà serve molto anche in stanza seguire i pazienti passo per passo. In realtà la pandemia è stato un fattore, in realtà il fattore primario è stata la Fondazione BD, che Marco segue bene, conosce bene, giusto Marco? Quindi sì, Marco ha aiutato, ha promosso anche Rodolfo Rocca, ha promosso questo lavoro e ha trovato dei soldi, finanziamenti. Chiaramente, come sempre, l'Italia il problema è quello, le idee ci sono, il problema è solo come andare avanti, capisce? Quindi il problema è un pochino quello. Ecco, vorrei che lei ci spiegasse in maniera semplice, proprio per non addetti ai lavori, come funziona questa applicazione, cosa la rende così rivoluzionaria. Scusi, la sento bassa, puoi ripetere? No, chiedevo, che cosa rende questa applicazione, questa nuova sperimentazione che avete avviato così rivoluzionaria rispetto alle altre, se ci può spiegare in sintesi in maniera proprio molto semplice come funziona? Ma in realtà il problema è seguiamo i pazienti tramite un questionario, somministriamo i questionari che scelti dai medici, e somministriamo con i tempi giusti, per malattie diverse hanno bisogno di tempi diversi e questionari diversi. Quindi con questo passo passo arrivano pazienti e dei questionari con cadenza giornaliera, settimanale, mensile, dipende dalla malattia. Quindi con questo passaggio tramite questa app
arriva il questionario del paziente che risponderà e vedremo in diretta come sta andando l'evoluzione della malattia verso il meglio, verso il peggio. Un questionario che Chiaramente. riguarda un po', insomma, lo stato del paziente, insomma, una sorta di scheda, Sì. anamnestica del paziente, ed è possibile anche inserire, immagino, i propri dati. Sì, in realtà Marco, sapete, noi abbiamo scelto insieme le domande con Marco, quindi sì. Sì, di Prego. fatto il bello di questa, il motore che lei chiedeva di questa esperienza è proprio la collaborazione stretta tra l'interfaccia tecnica, che sono tutto il team dell'INCS, che è l'ingegner Guido Pagana, ma anche dottore Guido Pagana, che lui è anche medico, ha saputo interfacciare alle nostre esigenze. I questionari sono questionari validati, utilizzati normalmente, alcuni sono relativamente banali e magari anche grossolani nel fotografare l'attività di malattia, tipo hai avuto tanto male, hai avuto poco male, hai avuto tante scariche o poche scariche. Altri sono un po' più fini nel cercare di catturare anche gli elementi della, qualità di vita, di come stai, di come hai problemi sul lavoro, eccetera. In questo modo il paziente si sente anche più seguito, supportato e c'è una presa di coscienza anche maggiore Sì, della propria malattia, posso immaginare. si dice, ed è stato anche dimostrato, che il paziente che viene seguito con un sistema di telemonitoraggio, quindi un po' più fitto, perché purtroppo quando viene alle visite da noi medici, gli viene dato un quarto d'ora di fretta e non riesce a raccontarci tutto, ma si dice che il paziente seguito un po' più strettamente, anche con tecnologie, più impersonali, perché sono telematiche, riesce a essere preso meglio in carico da se stesso e dal centro, e quindi è rafforzato, c'è un empowerment del paziente che riesce a combattere meglio, a trovare dentro di sé delle armi che non sapeva di avere per affrontare la situazione. Quindi questa è una delle ricadute, magari poco misurabili e sicuramente non monetizzabili, ma importanti di un sistema di telemonitoraggio. Ecco, queste quindi le ricadute. E quali sono un po' le aspettative, le attese? Che cosa vi aspettate appunto di Sì. ottenere? Lo chiedo sia al professore che al dottor Daferro. Sì. Prego, Marco, professore. grazie. Io direi che aspettiamo in realtà power, che ha detto Marco giustamente, empowerment, la potenza del paziente più ruolo di decisione come nella tua vita, le tue scelte da fare. E poi al tempo stesso un'interfaccia più costante, e io citerei anche il fatto che abbiamo c'è cioè una chat tra medico e paziente privata, solo speciale per la Ecco, nostra anche perché per il app. E paziente, poi. scusi, dicevo, poi la lascio proseguire, per il paziente sicuramente è importante un contatto costante, diretto con lo specialista che lo sta seguendo, però c'è anche la Anche. volontà, dicevamo con il dottor Adaperno, microfoni spenti, anche di essere seguito, della visita proprio, di Certo, come vedere di sempre. persona lo Basta. specialista. Sì, infatti il contatto umano è fondamentale, come sempre. Io sono stato paziente anch'io, quindi so benissimo il problema del sentirsi solo, abbandonato e in maniera burocratica, senza un follow-up abbastanza che sia costante e personale, se vuole. In realtà proviamo a sviluppare più tecnologia possibile con interfaccia costante tra medico paziente, per andamento malattia e di come si evolve, come possibilità di fare domande sui nuovi sintomi, eventualmente su controindicazione, su altre cose. Dottor Secondo me la cosa in Daperno. più di questo lavoro è stato, scusi, la cosa in più di questo lavoro è stato proprio il lavoro costante tra medici e ingegneri, infatti si è portato avanti in parallelo, che è fondamentale, penso. Sicuramente, dottor Daperno. Ma sì, una delle grosse potenzialità che per noi è quasi rivoluzionaria, adesso non vorrei usare parole troppo pesanti, ma è il fatto di riuscire a intercettare il problema veramente qualche passo prima che sia troppo grave, qualche passo prima di quella famosa chiamata che arriva in ospedale, dottore, sto troppo male, verrò in pronto soccorso. E quindi il fatto di riuscire a vedere, come dire, la marea che monta e muoversi con qualche passo di anticipo può fornire l'opportunità di ricontattare il paziente, di dargli qualche step di adeguamento della terapia e magari vedere molto più tempestivamente quel paziente che va peggiorando e lasciare un po' più tranquillo a casa, ma sapendo che è seguito, non abbandonato, il paziente che sta bene.
Non è comunque un tentativo di scaricare i pazienti lontani dall'ospedale, non lo vuole essere, è uno strumento in più e soprattutto ci piace dire, perché a noi piace promuovere la ricerca clinica, perché crediamo che sia l'unico modo per fare dei passi in avanti, e vogliamo anche dimostrare che sia meglio, che sia di più. E quindi questo è il Certo. motivo della sperimentazione di uno strumento che altrimenti potrebbe essere già utilizzato tout Certo, ecco, court. professore, perché quindi non è così diffuso questo sistema, no, dal suo osservatorio? Abbiamo illustrato, credo in modo molto esauriente, i vantaggi, tutti i vantaggi che arreca questa metodologia, eppure è ancora diffusa un po' a macchia di leopardo nel nostro Sì, paese. Sicuramente si parla di sperimentazioni. è molto vero, secondo me è molto vero che dice lei. Chiaramente, secondo me, Marco, scusami, diffidenza da parte dei medici, non diffidenza sulla tecnologia, penso. Alcuni, non tu Marco, però altri medici hanno diffidenza, quindi un pochino spaventato. Oddio, cos'è di nuovo? Che come posso fare a mettere in gioco qualcosa di nuovo? E poi, chiaramente ci vanno i risultati. Una volta che abbiamo risultati funzionanti e efficaci, vedremo, diffonderemo questa tecnologia un po' ovunque, spero. Ecco, infatti è un Secondo me è un vantaggio sistema che grande quindi può per essere esteso ad altri, intanto il progetto. ad Sì. altre discipline, altri Ambiti, ambiti, altri sì. campi, no? E anche sicuramente ad altre strutture ospedaliere, quindi. Infatti ci hanno contattato altri medici in altre patologie che sono interessati alla cosa, quindi speriamo che un giorno Ecco, quindi avremo un potrebbe questo successo diventare il modello mondiale. Un piemontese pilota, per eccellenza, esatto, il progetto una pilota. delle tante eccellenze della sanità piemontese e sì, forse il fatto anche che vedendo in interfaccia continua anche gli sviluppatori del lato tecnico e i fruitori del lato medico, si riesce davvero a risolvere man mano che ci sono dei problemi, a rendere lo strumento anche più semplice. Talvolta ci superano da destra, dandoci delle soluzioni che sono talmente facili e belle da seguire che non si può capire come non si Grazie. potesse averle prima. Ecco, il professor Grazie, Pagana giustamente sottolineava che c'è una certa diffidenza, no? Una sorta di misoneismo, come si dice, cioè questa avversione alla novità, alla tecnologia, allo strumento nuovo. E quindi vorrei chiedervi qual è stato il primo impatto dei pazienti rispetto a questa metodologia? Avete riscontrato, insomma, adesioni, ma successo? intanto Quando è io. partito? Sì, io direi che in realtà l'articolo di Repubblica ha mosso le acque, diciamo così. Quindi diversi pazienti hanno scritto direttamente a me chiedendomi di avere un ruolo anche in questa sperimentazione. Quindi è interessante questa cosa. Poi, in realtà, di lì in poi vedremo un po' che speriamo di fornire servizi efficaci e con risultati ottimi. Quindi da lì in poi spero che diffonderemo questa esperienza a altri pazienti. Ecco, professore, c'è stata un'adesione, insomma, Sì, importante o ancora esiste la stenta? resistenza al cambiamento da parte dei medici, esiste quella dei pazienti, però mi piace dire che i pazienti più anziani coinvolti nella sperimentazione hanno oltre i 70 anni, i 75 anni, quindi non sono solo i ragazzini che sono abituati al digitale a interagire, proprio perché l'interfaccia è molto semplice. Addirittura ci sono dei pazienti che cercano la soluzione pur non avendo, e sappiamo che in Italia l'accesso a internet non è ancora così diffuso e Ottimale. comune, però magari chi non ha l'accesso dice: ma io voglio comunque partecipare, voglio contribuire attraverso, utilizzerò un alter ego, il figlio, il fratello, il cugino che mi aiuterà a compilare questi questionari. Ma i questionari sono veramente costruiti in maniera molto user friendly e quindi generalmente c'è un'ottima risposta da parte dei pazienti. Ci sono anche alcuni, ovviamente, che non riescono. Per ora un Certo. 15-20%. Questo non significa che vengano abbandonati, insomma. No, 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 no. Non abbiamo Ecco. ancora abbandonato fuori dal Mauriziano Nessuno. Nessuno. Avete già avuto un riscontro sul miglioramento di questi pazienti seguiti con questa applicazione? Un primo dato che abbiamo analizzato con le tesi delle specialiste che sono uscite quest'anno specializzate in gastroenterologia è stato verificare come il medico e il paziente, e il medico junior, quello ancora in specialità e il paziente, parlino una lingua comune. Quindi vedere
che la misurazione dei questionari fatta dal medico e dal paziente era estremamente allineata, con qualche piccola differenza. Ovviamente, quando chiedi al paziente una domanda molto secca del tipo quanto la malattia impatta sulla tua vita, è chiaro che la risposta giusta sarebbe solo e soltanto quella del paziente, che sa tutto quello che c'è dietro, e quindi il medico può davvero imparare anche qualcosa del suo rapporto empatico, a migliorarlo grazie a questa arma di osservazione in più. Certo, professor Pagana, vorrei farle un'ultima domanda, poi purtroppo dobbiamo congedarci. Dicevamo appunto che è ancora diffusa in modo sporadico la telemedicina. Quali previsioni possiamo fare? Quando diventerà uno strumento, quello del telemonitoraggio dei pazienti, uno strumento usato comunemente, insomma, senza difficoltà e senza resistenze? È una domanda ottima, Paola. Secondo me il punto in questione è due cose. Uno è competenze informatiche dei pazienti, l'altra parte servizi tecnologici, la fibra per tutti. In realtà vedo che il nuovo piano di ricerca di, come si chiama, del PNR, quelli di Draghi, pare che abbia finanziamenti per queste, per innovare in questi termini tecnologici proprio l'Italia. Quindi la speranza è che si sia spazi e interesse per tutti. La speranza è che fornire servizi utili ai pazienti. Bene, grazie davvero al professor Guido Grazie Pagana, mille. Grazie docente del Marco. Politecnico, anche medico, abbiamo scoperto, e della Tutto. Sì, Fondazione quelli LINCS. di fronte è bravissimo. Grazie davvero per aver accettato Grazie. di partecipare alla nostra Grazie diretta. a voi per Grazie e a l'invito. risentirci e Grazie. arrivederci. Allora, per il Arrivederci. momento, dottor Daperno, chiudiamo un attimo questo argomento perché, come sempre, usuale in prima linea, apriamo diverse finestre, puntiamo il focus su tanti argomenti diversi. Vedo che abbiamo già collegata con noi, bene, la vedo, benvenuta Luisa Limone, che è Grazie. segretaria generale regionale della CGIL, grazie davvero per essere qui con noi. Con la dottoressa Limone volevamo commentare subito a caldo il cosiddetto pacchetto scuola previsto nel decreto Sostegni bis, sapete che appunto è stato dato il via libera in Consiglio dei Ministri a questo nuovo decreto legge. Allora vorremmo subito scoprire in anteprima dalla dottoressa Limone intanto che cosa prevede per quanto riguarda la scuola questo pacchetto. Sappiamo che ci sono delle novità comunque importanti. Certamente, si tratta di un provvedimento che è ancora in bozza, quindi le indicazioni che ci sono, anche se abbastanza solide, certamente non sono definitive. Il decreto Sostegni bis contiene 77 articoli, gli articoli dedicati alla scuola sono due, ma sono molto corposi. Il punto sta nel fatto che attualmente sulla scuola, e molto recentemente, quasi in contemporanea, è stato sottoscritto, e per noi è un elemento positivo e importante, un patto per la scuola, non solo dalle organizzazioni di sindacali di categoria, ma dalle organizzazioni sindacali, quindi sottoscritto da Landini, Sbarra, Bombardieri, con il ministro, che introduce come elemento fondamentale la scuola come risorsa decisiva per il futuro e per il paese. Il tema del superamento della povertà educativa, dei divari territoriali, prevedendo degli interventi strutturali, tra cui appunto il tema che riguarda il superamento del precariato e la stabilizzazione delle risorse, la continuità didattica, il tema degli organici e di classi poco numerose. Allora, che Sono cosa dei, succede insomma, con finalità molto ambiziose, quindi molto finalmente. ampie? Il decreto sostegni dà delle soluzioni immediate a quello che è il possibile, di nuovo, avvio a rischio dell'anno scolastico. Ecco, Il un primo ordinato dato avvio del estremamente prossimo anno interessante. scolastico, cosa significa quindi? Un Sì, ordinato allora, avvio. l'avvio a rischio dell'anno scolastico significa che riprodurremo di nuovo un anno scolastico caratterizzato da una fortissima presenza del precariato. Do due indicazioni molto veloci. Lo scorso anno, su
un numero consistente di posti per le assunzioni, erano 8.908, ne sono state assegnate 1.197. Non stiamo parlando di tutte, del numero complessivo delle supplenze, ma solo dei posti che potevano essere stabilizzati, perché sostanzialmente manca del personale. E quest'anno, stante che in Piemonte ci saranno più di 2.200 pensionamenti, arriveremo a quota 9.000. Questo soltanto come posti che vanno da stabilizzare. Quindi era indispensabile, e quello che fa questo decreto, provvedere delle misure accelerate di assunzione, perché per riuscire a dare soprattutto stabilità e continuità. Non basta soltanto avere in cattedra un insegnante precario, non dà continuità, oltre al fatto che è indispensabile che ci sia un contratto di lavoro che sia dignitoso, che consenta anche di prevedere una continuità. Allora, il decreto a sostegni prevede un piano di reclutamento straordinario. Mi dilungo un momento perché sono elementi che vanno chiariti. Allora, prima di tutto, quando si fanno le cosiddette immissioni in ruolo per le stabilizzazioni, si danno prima di tutto i posti a coloro che ne avevano diritti, cioè concorsi precedenti e le graduatorie ad esaurimento. Poi arriverà questo piano per il reclutamento, che prevede una procedura straordinaria. 21-22 la procedura straordinaria assegnata a chi è abilitato e che ha 36 mesi, e poi l'avvio dei concorsi semplificati ordinari, che si dovrà fare però nel corso del 21 e del 22. Questo proprio in estrema sintesi. Poi ci sono una serie di forti criticità, ma magari le racconto dopo. In questo è il puntata. Quadro del decreto sostegni. Benissimo, molto chiara Luisa Limone. Vorrei ancora con lei puntare il focus sul piano estate che riguarda le scuole. Si parlava e si leggeva molto in questi giorni sui giornali di tenere aperte le scuole nei mesi estivi, luglio, agosto. Sono stati anche stanziati dei fondi, però questo progetto sta diventando un po' utopico, no? Difficile realizzazione. Perché molte poche scuole stanno aderendo? Sì, rispondo senz'altro. No, volevo solo aggiungere che rispetto al piano di reclutamento, il decreto sostegni in realtà non sarà in grado di risolvere questi problemi, creando delle problematicità specialmente agli insegnanti più giovani. E rispetto al piano estate, allora vediamo l'aspetto positivo e costruttivo di questo piano estate: l'idea di un'apertura della scuola al territorio, intendendo come comunità educante non solo quella interna alla scuola ma quella esterna, e di dare la possibilità ai ragazzi e alle ragazze, in particolare ai bambini e le bambine, ma più ai ragazzi e ragazze, perché è stata la secondaria che ha avuto meno scuola, di avere una sorta di risarcimento, di possibilità di ricevere, perché c'è un finanziamento che riguarda tutte le scuole, di ricevere qualcosa direttamente dalla scuola stessa. Qual è il punto problematico? Il punto problematico è che le scuole non riescono a organizzare, ad accedere, perché spesso hanno dei servizi amministrativi che non sono in grado di rispondere a tutte quelle richieste, perché si tratta di anche espletare delle procedure piuttosto complicate che sono previste in questo caso. Poi è arrivata la notizia, hanno risposto a questo bando 5.800 scuole, ci sono delle problematicità legate anche al fatto che magari nella secondaria di secondo grado gli allievi e le allieve forse sono stanchi, perché in modo particolare la didattica a distanza li ha impegnati molto. C'è, e questo va riconosciuto, una stanchezza, c'è stato un grande impegno nelle scuole, in particolare da parte dei docenti, e quindi si trattava forse di considerare questo percorso proprio a partire da queste necessità, e considerando anche che tutta una serie di iniziative possono anche essere previste e finanziate
poi successivamente rispetto ad un'apertura rispetto alla comunità territoriale. Certo, quindi lei dice che le scuole fanno fatica ad attivare quindi questi percorsi, c'è anche una sorta un po' di stanchezza, perché comunque ricordiamolo, anche se ci sono state delle lacune sicuramente formative, comunque la scuola non si è mai fermata, no? Anche con la didattica a distanza ci sono delle dei grossi impegni, dei grossi sforzi e quindi anche impiego di energie, perché spesso un po' gli insegnanti si legge un po' tra le righe anche di certi editorialisti, vengono visti un po' come categoria di persone che non vogliono tanto perdersi le vacanze. In realtà non è esattamente così, anzi non è proprio così. Luisa Limone, le famiglie tra l'altro erano interessate o comunque anche loro subiscono un po' di questa onda di cui parlavamo, no? Di questo anno così faticoso, no? Sotto tanti profili. Ma allora, teniamo conto di una cosa, che la scuola non si è mai interrotta. Il primo ciclo ha frequentato, il secondo ciclo ha avuto la didattica a distanza. Tenendo conto del fatto, e lo testimoniano anche tante proteste da parte delle studentesse e degli studenti, che la didattica a distanza ha significato un ultra impegno da parte loro. Poi c'è il tema delle famiglie, e certo c'è un tema che è molto significativo, perché noi sappiamo che durante l'estate l'impegno anche finanziario delle famiglie, che in cui entrambi i genitori lavorano o c'è una necessità da questo punto di vista per frequentare delle iniziative estive, è sempre notevole e non è accessibile a tutti. Tanto più quest'anno, quando purtroppo c'è stata una situazione di crisi legata all'emergenza pandemica. Quindi la possibilità che una scuola dia delle offerte a tutti indistintamente per trascorrere l'estate, perché insomma non tutte le famiglie possono accedere che ne so, a corsi di vela piuttosto che a vacanze all'estero. C'è una selezione certamente determinata dalle condizioni economiche. Quest'anno ha maggior ragione, quando purtroppo la pandemia ha generato delle vere e proprie situazioni di difficoltà in più. Allora l'idea di poter fare in modo che la scuola come istituzione risponda allo stesso modo a tutte le allieve e gli allievi, dando a tutte le allieve e le allievi, a tutte le famiglie, un'opportunità, è senz'altro un'idea interessante. Di lì in poi, anche da un punto di vista dello stesso investimento, pensare che questo potesse risolvere in assoluto queste problematiche, no, però senz'altro è un passo avanti anche nei confronti di un tema che a noi in generale, ma proprio come insegnanti, come chi lavora nella scuola, interessa molto, e di fare in modo che ci sia un po' un'uguaglianza per tutti anche in questo tipo di opportunità, che hanno sempre una fortissima valenza educativa, ed è importante che ci sia anche un indirizzo, come previsto peraltro in questo piano estate, da parte delle scuole da questo punto di vista. Grazie davvero a Luisa Limone, segretaria generale regionale della CGIL. Grazie davvero per questo suo prezioso contributo, buon lavoro e a risentirci. Grazie dell'ospitalità e della possibilità che abbiamo di farci ascoltare dalla grazie scuola. A lei davvero. Proseguiamo nei nostri studi col nostro ospite, il dottor Marco Daperno, perché vorrei approfondire meglio il capitolo che riguarda le malattie croniche intestinali. Ricordava il dottore che la scorsa settimana si è celebrata la giornata mondiale dedicata a queste malattie, il titolo già indicativo Break the Silence, forse perché c'è anche una sorta di come dire, vergogna nel dichiarare appunto di soffrire di questo tipo di malattie, cioè quasi come una ritrosia nel dimostrare appunto che si soffre di queste patologie. Cos'è che vuole, perché c'è questo silenzio, questa omertà intorno a queste patologie? Beh, sono patologie che riguardano una sfera molto personale, teoricamente come tutte le patologie, però sono caratterizzate da quella che è anche chiamata una disabilità non apparente, invisibile.
sono persone che il loro handicap, la loro problematica la portano dentro la pancia. Con sintomi che a volte li devastano e a volte li lasciano tranquilli, e questo dall'esterno può essere vissuto in maniera particolarmente poco sensibile. È dimostrato che i pazienti che hanno malattie infiammatorie intestinali, Crohn e colite ulcerosa, anche in popolazioni assai diverse dalla nostra, come in quelle norvegesi e scandinave, hanno un rischio di andare incontro a invalidità e inabilità lavorativa significativamente superiore ai pari età. Quindi vuol dire che sono persone che rischiano di perdere il lavoro a causa di questa situazione e che spesso ci raccontano anche sul lavoro situazioni di mobbing, di presenteismo, si chiama, quindi necessità di sentirsi in colpa e andare a lavorare anche quando non ce la si sente fisicamente. Certo, e dottor D'Aperdo, sulle cause ancora non si sa molto, no? No, Qual è la allora. genesi, insomma, di questi Sicuramente problemi? lo studio delle cause ha aiutato a scoprire i meccanismi di malattia e quindi è stata la spinta per una ricerca che ha portato nuovi farmaci in questi ultimi 20-25 anni. Sappiamo che grossolanamente queste malattie sono sostanzialmente assenti nel mondo sottosviluppato o in via di sviluppo, quindi in Africa, in Asia, in America del Sud. E sono molto molto più frequenti, anche un poco in aumento, nei paesi con lo stile di vita occidentale. Quindi sicuramente c'è qualcosa nello stile di vita che fa. C'è una sorta di predisposizione genetica in cui poi un organismo predisposto sviluppa la malattia a causa di una serie di fattori coincidenti, ma di fatto forse la cosa più giusta l'ha detta lei dicendo che non sappiamo ancora bene il perché arrivino. Grazie, dottor D'Aperno. Vedo che abbiamo collegato con noi il nostro prossimo ospite, a cui do il benvenuto. Grazie davvero per essere ancora qui con noi, Adalto Cursano, vicepresidente vicario di FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Grazie davvero per essere con noi. Con lei ci tenevo molto a commentare i dati emersi da un report annuale che avete proprio come FIPE redatto. Ci sono dei dati assolutamente interessanti che meritano la vostra attenzione. Sono appunto numeri che fanno assolutamente riflettere, mettono nero su bianco appunto la devastazione di questo scorso anno che ci siamo lasciati alle spalle, ma anche dell'anno che stiamo vivendo. Innanzitutto io partirei, dottor Cursano, con i consumi, no? Colpiscono ad esempio queste cifre, si mangia di più in casa, ovviamente, essendo chiusi i ristoranti e i bar, tutti sono rimasti appunto rinchiusi all'interno delle mura domestiche, e quindi cresce di 6 miliardi la spesa, crolla di 31 miliardi la spesa in bar e ristoranti. Dottor Cursano, un salto veramente nella preistoria, mi verrebbe da dire. Eh sì, è come se si stesse distruggendo in qualche modo un sistema di economia, di sviluppo economico intorno al quale si è creato sviluppo, occupazione, lavoro, soprattutto nelle fasce più fragili, diciamo, della nostra società, che sono i giovani, giovanissime, soprattutto donne. E quindi questo deve proprio farci riflettere sul bisogno di una ripartenza accompagnata per salvaguardare proprio la componente identitaria del nostro paese, perché lo stile di vita italiano, intorno al quale tutta l'economia dei servizi, dei beni, della distribuzione è concentrata, è legato proprio a un fattore quasi unico del nostro paese, dove la relazione umana, il guardarsi negli occhi, il territorio, la socialità, il vissuto rappresenta, come posso dire, un patrimonio identitario che oggi questa pandemia ha fortemente messo in discussione. Ecco perché è fondamentale comprenderne i rischi. Avere la dimensione economica, occupazionale, identitaria
il valore di filiera legato al mondo del turismo, al mondo e al settore agroalimentare, quindi che va dalla produzione alla trasformazione alla distribuzione. E quindi questi numeri proprio che abbiamo rappresentato nel rapporto servono proprio per rendere la consapevolezza piena del rischio cui il nostro paese, Ecco, ripeto, un'altra cifra rischia. che assolutamente colpisce, 22.000 imprese hanno gettato la spugna, no? Ma purtroppo il peggio deve ancora arrivare, è così, cioè, cosa ci si aspetta nei prossimi mesi? Assolutamente, perché in qualche modo noi riteniamo che migliaia e migliaia siano delle aziende, io le chiamo zombie, nel senso che vivono ancora perché c'è la cassa integrazione, perché comunque sia non sono state attivate le procedure di sfratto, le procedure fallimentari, perché in qualche modo c'è una situazione, ripeto, quasi dopo l'effetto di un'anestesia, quindi ancora la dimensione vera non si avverte perché è stato colpito in un modo profondo uno stile di vita, uno stile di consumo che si è prolungato, voglio dire, per 16 mesi pieni. E io vorrei anche ricordare che anche in questo momento che stiamo parlando, ancora oggi, è fuori legge prendere il caffè o fare colazione in Al un bar. bancone del bar. Ancora oggi è fuori legge poter consumare in uno dei 300.000 pubblici esercizi del nostro paese che hanno il loro core business all'interno dei locali. Oggi è solo consentito in ciò che fino a ieri era un'appendice, cioè all'esterno, che molto spesso, ripeto, non solo uno su due non ce l'ha, ma anche chi ce l'ha nella stragrande maggioranza dei casi sono, ripeto, delle striscioline accanto a dei locali importanti. Io stesso, ad esempio, ho un'attività di 400 metri quadri e ho solo 15 metri quadri di solo pubblico, cioè, quindi continua a essere chiuso avendo 400 metri quadri strutturati, organizzati in sicurezza, come posso dire, con un sistema di aria assolutamente controllato, depurati, distanziamenti. Quindi, insomma, ancora oggi, mentre stiamo parlando con lei, la situazione è assolutamente critica per la stragrande maggioranza delle nostre imprese, che vorrei ricordare, vivono di lavoro. Non vivono di finanziamenti, di fondi o di coperture. Il nostro modello italiano, ripeto, si fonda sulla piccola, piccolissima impresa, molto Certo. spesso familiare. Che sono Quindi o quelle che vive hanno o pagato il muore di prezzo più lavoro. salato, sicuramente. E poi un altro dato che colpisce: nel 2020 persi 243.000 lavoratori e sono lavoratori a tempo indeterminato che hanno scelto di dimettersi per poter ottenere il trattamento di fine rapporto, perché non riuscivano appunto ad andare avanti solo con la cassa integrazione. Questo dato deve molto, molto far riflettere perché sta anche determinando delle grandissime difficoltà nella prospettiva della ripartenza del 1º giugno. Cioè, il nostro settore, oltre ad aver determinato fallimenti, chiusure di imprese, perdite di lavoro, ma ormai c'è anche un fuggi-fuggi delle professionalità che ci operano. Perché di fatto questo apri e chiudi, questo stop and go, questo fatto di sentirsi l'ultima ruota del carro, un settore che è percepito come superfluo, sta succedendo che i giovani, le persone, lo abbandonano, cercano altrove la sicurezza, il progetto di vita. E questo è un qualcosa di grave, perché in quest'anno, ripeto, essendo stato considerato il ristorante in generale, il mondo del pubblico esercizio, qualcosa di non importante, superfluo, ha veramente condizionato la reputazione, la prospettiva. E oggi cioè noi ci ritroviamo con la ripartenza senza avere camerieri, senza avere baristi, senza avere cuochi, senza avere addetti alla recepio, cioè praticamente.
abbiamo determinato un grave danno reputazionale e tantissimi dei nostri collaboratori, pur di poter sopravvivere in questo anno e mezzo, molti si sono proprio licenziati perché la cassa integrazione non era assolutamente necessaria per poter sopravvivere ed ecco qui che il TFR è stato in qualche modo uno Un strumento sempre di salvagente, certo. sopravvivenza, perché non è stata governata con una prospettiva di salvare le maestranze, salvare le imprese, e oggi cioè ci ritroviamo noi dentro una crisi profonda che mette a rischio un intero modello produttivo e distributivo. Io ringrazio davvero il dottor Aldo Cursano, vicepresidente vicario di FIPE, per averci aiutato a interpretare, a leggere questi dati che toccano davvero e colpiscono. Grazie davvero, vicepresidente, ci risentiremo Grazie per a voi. altri aggiornamenti. Grazie davvero per la sua partecipazione e adesione al nostro programma. Grazie ancora, arrivederci e Salute. buon lavoro. Abbiamo pochi minuti, con il dottor Daperno abbiamo appunto approfondito e sono davvero lieta di aver potuto dare spazio a questa importante applicazione della telemedicina appunto avviata all'ospedale Mauriziano di Torino, utilizzata soprattutto per pazienti cronici affetti da malattie croniche intestinali. Vorrei dare la possibilità al dottore di chiudere, insomma, per ricordarci alcuni aspetti che ancora magari non abbiamo affrontato in modo adeguato. Sì, allora grazie per aver avuto la possibilità di presentare così estesamente il nostro progetto di ricerca che come abbiamo sentito, come abbiamo avuto modo di comunicare col nostro entusiasmo, ha visto la sua partenza. Ad oggi più di 500 pazienti, più di 550 pazienti sono già stati invitati e hanno avuto accesso a questo strumento. E daremo appuntamento nei prossimi 6-12 mesi per raccontarvi come ha funzionato nella pratica. Ma questo è solo uno degli aspetti delle eccellenze della gastroenterologia del Mauriziano, perché la gastroenterologia del Mauriziano ha una tradizione trentennale, quando era stata la prima gastroenterologia, anzi, la gastroenterologia del Mauriziano è la prima gastroenterologia in Italia. Nel 1910 è stata istituita dentro il palazzetto Mimmo Carle del Mauriziano, quindi è la prima che c'è stata in Italia, e da allora, adesso negli ultimi anni, diciamo, anche sotto la guida soprattutto del dottor Rodolfo Rocca, abbiamo un'endoscopia allo stato dell'arte che svolge da 20 anni quelle che noi consideriamo normali, ma diciamo le tecniche di endoscopia avanzata, ecoendoscopia, endoscopia dei vie biliari, resezioni mucose, tutto quello che consente di rendere mini-invasivo l'approccio alla patologia oncologica e alla diagnosi precoce. C'è una tradizione di epatologia e alcolologia che affonda le sue radici anche lì, addirittura quando c'era il professor Della Pierre e poi il dottor Pera a seguire. Quindi la nostra tradizione si esplica adesso in questo: la nostra attenzione alle malattie infiammatorie intestinali è il fiore all'occhiello dal 1994, quando il dottor Pera è arrivato al Mauriziano. Io non c'ero ancora in realtà, perché ero ancora studente di medicina, eppure cerchiamo di portarla avanti sia nel campo della ricerca sia nel campo dell'assistenza. Cerchiamo di offrire ai nostri pazienti anche l'accesso alle terapie più innovative attraverso quelli che sono gli studi clinici di nuove molecole che stanno arrivando. Quindi questo è uno dei tanti progetti, per gli altri vi aggiorneremo a seguire. Certo, dottor Daperno, è davvero chapeau per questi importanti progetti e iniziative del vostro ospedale, dell'Ordine del Mauriziano, ma sappiamo che anche l'ospedale Mauriziano ha dato un contributo molto importante nell'ambito appunto della Covid, nell'emergenza sanitaria, nella pandemia. Com'è la situazione? Adesso la pressione sugli ospedali ovviamente è calata, hanno ripreso a pieno regime i vari reparti, le proprie attività anche non urgenti. Assolutamente sì, dalla scorsa settimana, direi forse da 10 giorni, la delibera regionale ha aperto di nuovo le prenotazioni per tutte le classi di urgenza, e quindi oltre alle classi U, classe B, alle urgenze, si fa anche il resto. E poi si fa anche della ricerca al Mauriziano sulla
sierologia del Covid, quindi si va avanti anche in questo campo qui, non solo nella gastroenterologia. Grazie davvero al dottor Marco Daperno, dirigente medico della struttura complessa di gastroenterologia all'ospedale Mauriziano di Torino. Grazie davvero per essere stato con noi, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Noi come sempre ci vediamo domani a partire dalle 15:30 con una nuova puntata. Grazie a tutti, arrivederci.